Si è appena chiusa infatti la porta della cattedrale di Noto, simbolo virtuoso della buona pratica, del fare politica in maniera trasparente. 40 miliardi di lire è il costo complessivo per il recupero della cupola che crollò, per fortuna senza creare danni e senza morti. La prima visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel sud-est della Sicilia è un esempio quindi da riportare per tutta l'Italia, che funziona. Ha detto così Sergio Mattarella. Purtroppo non sono mancati anche gli aspetti negativi di questo breve cerimoniale qui a Noto, lamentele anche da parte di qualche sindaco di qualche istituzione. Mattarella non ha avuto neanche il tempo di stringere la mano ai tricolori della provincia di Siracusa, e poi anche quella obbligata e forzata sosta della stampa in trincea lontana quindi da Sergio Mattarella, abbiamo dovuto faticare alquanto per svolgere il nostro lavoro. Detto questo, ci aspettavamo anche lo sventolio dei tricolori per la città, i balconi addobbati con le bandiere d'Italia, ma tutto questo non c'è stato. Noto era un po' dormiente da questo punto di vista. Ci sono stati però i bambini delle scuole elementari con il loro motto, il loro slogan, viva il Presidente, auguri Presidente, ecco, con il loro coro, la loro gioia. È stata sottolineata questa giornata che comunque ha riservato delle buoni propositi per il futuro dell'Italia e per quello che è stata anche un'unità di intenti, cioè quello di lavorare insieme al di là delle barriere politiche nel breve tempo e nella trasparenza più assoluta. Il Corrado Bonfanti, il sindaco della Perla del Barocco in provincia di Siracusa, e la visita significativa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in questo pezzo d'Italia che funziona, quindi un esempio da seguire. Sì, sono d'accordo. Sigillo del Presidente della Repubblica oggi è il completamento di un grande lavoro di squadra. Lavoro di ricostruzione, difficile, complesso, e anche un lavoro di arredo sacro della nostra cattedrale che ha visto protagonisti artisti italiani per la maggior parte, se non totalmente. E questo grande risultato è un risultato di un'Italia che funziona, una buona pratica come diceva lei, un esempio da seguire, e la presenza del Presidente dà questa grande sensazione, cioè di voler far sì che questo esempio venga seguito altrove. E quindi l'Italia è un'Italia di grande professionalità, di grandi artisti, è un'Italia che sa realizzare eccellenze, questo ne è un esempio. E attraverso questi esempi possiamo continuare a dare speranza, speranza che il protagonismo, il nostro protagonismo, il protagonismo di ciascuno di noi è il risultato migliore per realizzare e costruire un futuro migliore. E così parla sostanzialmente della Sicilia, di questa parte dell'Italia che funziona. 40 miliardi il costo complessivo per il recupero della cupola, interni ed esterni, tutte finanziate dallo Stato, dice qualcuno, ma in realtà si è accesa già una querelle perché pare che ci sia stato anche l'intervento della Regione allora. 40 milioni di euro circa complessivamente, i lavori di ricostruzione e anche i lavori commissionati agli artisti per adornare la cattedrale. Non ha importanza la provenienza dei fondi. Sono fondi, ma, diciamo, della Protezione Civile, quindi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Se ci sono parte di fondi della Sicilia ne sarei assolutamente orgoglioso e onorato. Non è questo il tema. Il tema è che i fondi, pochi o tanti, sono stati spesi bene e si è realizzata l'opera. Realizzare un'opera non è facile. Avere questa completezza dell'opera ed essere oggi elemento monumentale visitato da tantissimi visitatori provenienti da tutto il mondo è un ulteriore traguardo, quindi l'investimento non rimane fermo e ingessato nelle strutture e nelle opere d'arte, ma diventa produttivo attraverso i flussi di visitatori e di turisti che vengono a visitare questa meravigliosa parte del sud-est della Sicilia. Quindi non è una spesa ma è un investimento.
Prima volta per Mattarella da Presidente della Repubblica nel Sud-Est. Il messaggio che lei, Sindaco, ha lanciato in questi giorni, Mattarella accende la speranza per un futuro migliore nella sua terra di Sicilia. Ecco, secondo lei, il significato vero di questa giornata? Io penso di sì, io penso che il Presidente ama l'Italia tutta intera. Penso che sia un presidente che ha grande cuore, grande passione, che ha fatto nella sua lunga carriera grandissimo giurista, di politico, sia stato un grande esempio per noi tutti. Però mi permetto di dire che c'è in tutto anche un pizzico di sana e buona sicilianità, di quella sicilianità genuina, di quella passione siciliana, che magari è pari ad altre passioni, ma che è particolare, che emerge in questa voglia, in questo desiderio del nostro Presidente di essere oggi qui a Noto. Una magnifica congiuntura, il fatto, lo sappiamo, Noto è in campagna elettorale, ci saranno le amministrative, Sinui eleggerà il nuovo sindaco. Ecco, questa coincidenza virtuosa di avere un Presidente della Repubblica proprio in campagna elettorale. Come ha fatto? Io penso che le coincidenze sono il frutto di tutta una serie di azioni. Si verificheranno se si sono attivate dei processi. Non si sa quando si verificheranno. Ecco che le coincidenze non esistono, ma esistono azioni che nel tempo provocano reazioni. Se questo è avvenuto in questo periodo non ha importanza. Questa visita non è da strumentalizzare come una visita che il sindaco uscente può portare a vanto personale per la sua campagna elettorale. Questa è una giornata storica che appartiene a tutta la Sicilia e appartiene a tutta la città di Noto. Non me ne impadronisco, ma ne sono orgoglioso. Basta così.